solo qua. Io l'ho visto solo qua. Ovviamente sì. Mettiamo per mangiare, perché come si chiama questa? Sempre Rumex acetosella. Acetosella. Rumex acetosella. Adesso cerchiamo la cavicava officinale. Cosa cerchiamo, scusa? La sanguisorba. Sanguisorba? Sanguisorba officinale. Adesso abbiamo raccolto la sanguisorba minor. Sanguisorba minor. Ecco qua, invece c'è l'altra. Cosa abbiamo qua? Romice, commestibile, Rumex acetosa. Questa è l'acetosa. Prima abbiamo raccolto l'acetosella. Quella di prima era acetosella, questa Rumex è acetosa. Acetosella. Sempre Rumex. Sempre un Rumex. Mm. Questo in questo caso è un Rumex acetosa. Ok. Ha sempre acetosa perché ha sapore di aceto. Mm. No, non vedo. Crocus, non ci sono crocus qui. Fanno. Probabilmente il terreno è eccessivamente umido per quello. Troppo umido il terreno. Piantaggine. Piantaggine? Sì. Piantaggine lanceolata. Lanceolata, si capisce. Sì, sì, dalle foglie perché? Lanceolate. Uh-huh. Si può mangiare sia cotta, ma anche cruda, piccole cose. Uh-huh. Probabilmente non è uscita. Cosa stai cercando adesso? La sanguisorba officinalis. Ah, la sanguisorba officinalis. Indice di prati umidi e non è uscita ancora perché non vedo, non vedo neanche le foglie più giovani. Provo ancora. Cosa abbiamo qua? Sanguisorba minor, però. Questa è la minor. La piccola, quella più di prato arido. Noi stavamo cercando l'altra che è di prato umido invece. Questa invece è piuttosto molto comune nei prati aridi. Ecco. Che possiamo utilizzare ad esempio come prezzemolo, al posto del prezzemolo, possiamo per insaporire di cetriolo, di melone, cetriolo. Possiamo mettere in piccole quantità nelle insalate miste, ad esempio. Credo che adesso non c'è più niente di interessante, sai? Ok. Se vuoi chiudere. Sì, chiudiamo qui per adesso. Cosa volete che dico? Dici qualcosa dei crocus. Stai filmando tu? Sì. Ah, che bravo, grazie. Sì, ma cosa filmi? Qua su? Ehi, sono qua su, qua, giù, 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 vieni più giù. Ecco, bravo, bravo. Ecco, allora che cosa, dove vai? Che cosa ci puoi dire dei crocus? Sono dei crocus. Sì, fin lì ci siamo. Questo è un crocus di tipo delle zone, diciamo così, generalmente boschive. Zone boschive. Si chiama Crocus vernus, sottospecie vernus. Dell'inverno? Della primavera. Un vernus vuol dire della primavera. Io pensavo fosse inverno. No, uno... Vernus? Sì. Oh, una stancia pedale. Il fatto che... Sì, sia presente anche indice che il prato è da molto tempo che non è stato utilizzato. Senti, ma perché sono di due colori? Uno viola e uno bianco? Non c'è solo una situazione varietale. Non c'è varietale. Situazione varietale. Ci vorrebbe una prolunga a questo filo. Questi fiorellini bianchi sono... Anemone, che non c'entra. Anemone nemorosa. Non c'entra con la pulsatilla. No, sono la stessa famiglia, ranunculace. Ranunculace. Però sono velenosi e sono... Questi bianchi sono velenosi? Sì, è una situazione relittica, di boschi, boschi planiziali relittici. Relittici. Si trova solo in zone, diciamo così, dove è rimasto ancora il bosco.
Facciamo una panoramica di tutto questo prato pieno di crocus. Ci sono pochissime zone del Codroipese dove si trova questo crocus. Si trova qui, si trova lungo in alcune zone del torrente Corno e poi e basta, non si trova in altre zone. Come mai quelli di Jutizio sono già sfioriti e qui che siamo a Lonca sono ancora in fioritura? No, perché si tratta di due, in realtà di due specie diverse. A Jutizio abbiamo visto Crocus versicolor, che è stato chiamato anche invece in passato Crocus reticulatus, perché aveva il bulbo tutto reticolato ed è più di zone, diciamo, magredili in pieno sole. Questo invece sta più in zone, diciamo, più ombreggiate in genere. Umbratili, si dice umbratili. La stai riprendendo? Ecco, quella che vediamo è una altana dei maledetti cacciatori. Sparano ai caprioli. Ce n'era una anche a Jutizio. Diciamo. È una quercia questa? Sì, questa è una farnia, una grossa farnia, indice di, diciamo che erano dei rappresentanti del Querco Carpineto, della Bassa Friulana, delle foreste che ricoprivano la Bassa Friulana. È una quercia che ha bisogno in genere di molta acqua, di falda acquifera superficiale per poter prosperare bene. Perciò si trova nella zona delle risorgive. Molto, praticamente è la quercia esclusiva, quasi esclusiva delle risorgive. Se non in altri ci sono a volte dei casi che sono stati trovati anche la Quercus pubescens, che è la roverella, che sta invece in zone un po' più aride. Però diciamo che così questa quercia è quella più comune, se non esclusiva. C'è un albero che sta fiorendo, una specie di nocciolo. Si tratta... Quelli si chiamano amenti per caso. Sì. Sono gli amenti. Andiamo più vicino così li riprendiamo bene, gli amenti. Ma cosa ci puoi dire di questo albero qua che sta gettando gli amenti? Questo è il nocciolo. Nocciolo? Nocciolo dovrebbe risultare essere il nocciolo comune Corylus avellana. Che fa le famose nocciole. Adesso è in fine di fioritura, si vedono le infiorescenze pendule. Andiamo maschili più che sono. E quindi qua ci saranno scoiattoli che vengono a mangiare le nocciole. Può essere, sì, potrebbe essere. Io non li ho visti, non verso di non averli visti. Possiamo fermarci qui? Cosa dici? Pronto? Allora, il sole sta declinando e anche noi adesso ce ne andiamo a casa. E un saluto a tutti gli ascoltatori, ai miei affezionati utenti. Da Lonca avete visto i crocus, relitti dei boschi planiziali che c'erano qui una volta. Ciao a tutti! Alla prossima!